coscia. Non serve Photoshop per fare sto MC. Se mi cerchi io sono così. Buonasera a tutti, sono Domenico e benvenuti al mio primo video tutorial di Photoshop. In questa, diciamo, lezione vi insegnerò la tecnica del bianco e nero selettivo. Cos'è il bianco e nero selettivo? È una tecnica che consente di isolare una parte dell'immagine lasciandola del colore originale e tutto il resto farlo in bianco e nero o della tonalità che voi volete. Vi illustrerò alcuni metodi, due per l'esattezza, uno molto più semplice e rudimentale, l'altro un pochino più complesso e efficace. Cosa cambia tra i due metodi? Cambia ovviamente l'utilizzo. Ve li mostrerò e intanto vi spiegherò. Nella fattispecie vedremo la nostra immagine originale e il nostro risultato, cioè questo. Cominciamo con il primo metodo. Andiamo a selezionare nella sezione strumenti sulla nostra sinistra lo strumento lazzo. Tenendo premuto vedremo che ci sono diversi tipi di strumenti. Prendiamo il lazzo magnetico, molto più versatile, è presente in ogni Photoshop che voi usiate. Andiamo in questo caso a scontornare la nostra immagine, in questo caso il nostro logo. Adesso non mi metterò a fare un lavoro molto preciso, solamente per illustrarvi, sarà a voi usare maggiore precisione. Giusto per aggiungere, ci sono diversi metodi per scontornare, dal lazzo al pennino e via dicendo. Adesso mi metterò a fare le cose con non troppa precisione. Perfetto, se volessi andare a recuperare qualche parte basterà andare a prendere altri tipi di strumenti lazzo e andare a modificare come si deve. Allora, abbiamo la nostra immagine scontornata. In questo caso, noi se andassimo a utilizzare qualche strumento per cambiare il colore, andremo a cambiare il colore solamente dell'oggetto selezionato in questione. Ma noi cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a cambiare il colore su tutto il resto dell'immagine. Ma bisogna prima fare un'operazione preliminare, andare a sfumare i pixel. Cosa vuol dire andare a sfumare i pixel? Vuol dire praticamente andare a lavorare sulla selezione, sul bordo, e sfumare i pixel in modo che la differenza di colore non sia troppo netta tra l'immagine e l'oggetto. Quindi cosa facciamo? Clicchiamo con il destro sull'immagine, sfuma, e ci appare questa finestrella. Raggio sfumatura, tot pixel. Io consiglio una sfumatura abbastanza ridotta. Io uso 2 pixel in modo che sia abbastanza normale come sfumatura, non troppo ampia né troppo bassa. Quindi andiamo su ok. In questo caso, appunto, come dicevo prima, lavoriamo solamente sull'immagine selezionata, ma noi vogliamo andare a lavorare su tutto il resto della selezione. Quindi cliccheremo con il destro, faremo selezione inverso. Vedete, in questo caso abbiamo tutto il resto dell'immagine attivo. Infatti, se vedete, nella fattispecie abbiamo il bordino che ci indica che tutto il resto è selezionato e è invariato solamente l'immagine esclusa, quindi qualsiasi elaborazione volessimo fare andrà a lavorare solamente su tutto il resto dell'immagine tranne che sul logo, d'accordo? D'accordo, adesso andiamo a mettere l'immagine in bianco e nero. Per farlo userò una tecnica molto molto rudimentale, molto semplice. Andiamo sul menu immagine, regolazioni, tonalità, saturazione. Ci apparirà questa finestrella. Come ben sapete, il bianco e il nero consiste nella desaturazione dell'immagine. Andiamo a desaturare tutta l'immagine. E voilà, avremo la nostra immagine selettata. Clicchiamo col destro, facciamo deselezione e abbiamo il nostro primo risultato. Ovviamente molto grezzo, molto primitivo, ma con un po' di esercizio riusciamo a fare dei lavori molto buoni. D'accordo, questo qua era il primo metodo che vi ho illustrato. E per cosa è buono? Cioè per quale condizione è utile? Per lavori molto semplici, per scontornamenti molto elementari, per forme molto appunto basilari. Quando si tratterà invece di altre forme, per esempio molto più sfumate e particolari, come per esempio fuoco, capelli, eccetera, eccetera, andremo, almeno personalmente, a utilizzare l'altro metodo che adesso vi illustrerò. Bene,
Per questo metodo dovremmo andare a lavorare su livelli, su questo. Allora, per iniziare cominciamo a creare un nuovo livello di regolazione andando a cliccare su questa specie di sfera poké. Clicchiamo, andiamo su tonalità saturazione e per chi avesse il CS5 come me ci cambierà una finestrella qua a destra, la stessa di prima che avevamo invece esterna. Tonalità, saturazione e luminosità. Potreste averla anche esterna, per esempio qua in questa zona, ma non importa, l'importante è averla. Andiamo a lavorare di nuovo sulla saturazione, andiamo a desaturare e vedremo che l'immagine è totalmente in bianco e nero. Da notare che si è creato un nuovo livello, tonalità, saturazione, che andrà ad agire su quello sottostante rendendola in bianco e nero. Infatti se noi volessimo andare a non renderla visibile, ci tornerà come prima. Adesso dobbiamo andare a mettere a colori l'immagine centrale, il nostro logo. Cosa andremo a fare? Andremo a lavorare sulla maschera di livello. Cos'è una maschera di livello? Per come la definisco io, la maschera di livello è uno strumento che consente di bloccare o far passare l'effetto del livello superiore all'immagine. Cosa vuol dire? È come se noi avessimo un pannello che se diciamo bloccato, comunque intralciato da dei segmenti di colore, dei pezzi di colore, ci farà in modo che l'effetto del livello superiore non passi e quindi lasci l'immagine invariata dove vogliamo. È più facile a farlo che a dirlo. Dobbiamo intanto preliminarmente andare a vedere che la maschera di livello sia selezionata, cioè con i bordini neri, perché in realtà sarebbe così senza niente. Quindi andiamo a selezionarla, clicchiamoci semplicemente sopra. Adesso andiamo a prendere lo strumento pennello. Prendiamo il pennello normale. E che cosa facciamo? Adesso per bloccare l'effetto del livello andiamo a scegliere il colore nero. Che badate bene, non si parla di colore nero, ma semplicemente della tonalità più scura, cioè il passaggio al 100% dell'effetto del livello. Vi faccio vedere. Andiamo a scegliere un pennello abbastanza grande, non troppo duro. Ok, facciamo invio. Adesso con il colore nero e la maschera di livello selezionata andiamo a. Ok, adesso cosa ho fatto? Non ho colorato perché io non ho colorato di nero. Ho semplicemente messo come delle barriere, diciamo, a livello in modo che faccia tutta l'immagine in bianco e nero, tranne quel pezzettino qua che ho selezionato, come se fosse una specie di buco che fa passare le regolazioni di colore. Adesso avrete notato che non è precisa. Quindi cosa possiamo fare? Andiamo a migliorare le zone colorate che vogliamo mettere in bianco e nero. Diminuiamo un po' il pennello e attenzione, speriamo che voi ci siate arrivati, ma ve lo dico lo stesso. Andiamo a cambiare il colore primario. Guardate qua, abbiamo il nero, noi vogliamo farlo diventare bianco, quindi invertite oppure andatelo a selezionare. E andiamo a lavorare in modo certosino sulla nostra immagine. Andiamo a coprire bene le sfavature. Ok, usate un pennello normale, rotondo, lo dico come consiglio. È un metodo molto preciso perché vi permette appunto di andare a lavorare anche sulle sfumature, perché voi potete lavorare sulla durezza e soprattutto sui metodi, quindi normale, sfumato, scurisce, moltiplica, eccetera. E le possibilità di lavoro sono pressoché infinite. Andiamo a diminuire un po' per poter andare a lavorare meglio, aumentiamo. Vi ricordo che se doveste sbagliare anche qua, andare a intoccare la parte colorata, basterà di nuovo ricambiare colore, cioè nero, e andare a lavorare internamente. Adesso faccio un lavoro abbastanza veloce perché il tempo a nostra disposizione non è molto. E vediamo con piacere che la nostra immagine è riuscita come prima, però
ma con più precisione. E, come ripeto, appunto, questa tecnica viene utilizzata per cose un po' più particolari, come per esempio per colorare, per esempio dietro i capelli o il fuoco, oggetti dove ci sono parecchie sfumature o dove è difficile andare a lavorare con lo scontornamento attraverso il lazzo. Dico solamente più una cosa, molto molto semplice, ricordatevi, è un consiglio personale, non limitatevi a fare un bianco e nero di tonalità saturazione, perché sarebbe un po' un insulto, diciamo, alla grafica e fotografia in generale. Cercate di sforzarvi un po' di più a lavorare con gli strumenti a vostra disposizione. E niente, momento predica finito. A parte tutto, altra cosa, adesso abbiamo questo nostro livello che ci consente intanto di poter annullare tutto, togliendo la visibilità o eliminandolo, ma soprattutto di andare a cambiare l'immagine cliccando due volte sulla miniatura del livello. Ovviamente io qua ho già la mia finestrella e possiamo andare a cambiare, vedete, tonalità e saturazioni, sempre appunto mantenendo l'immagine centrale normale, perché come abbiamo detto prima, il livello, gli effetti di livello vengono bloccati dalla maschera di livello, quindi potete andare a cambiare saturazione, andare a cambiare tonalità, facendo effetti nuovi, sempre appunto andando a lasciare intaccata la parte centrale. Quindi una volta fatto la vostra selezione, la vostra maschera di livello, ovviamente siete a posto. E questo è il vostro risultato. È un modo un po' per farvi evadere dalle magiche mani di Picnic e cercare di evolverci un minimo. Vi ringrazio, spero che questa puntata, diciamo, del mio primo video tutorial di Photoshop vi sia servito. Vi scrivo qua un indirizzo per potermi contattare nel caso vogliate chiedermi qualcosa, consigli o altri video tutorial. Spero di poter soddisfare le vostre esigenze se avete scelto il mio canale di riferimento. Vi ringrazio ancora, buona serata.